Domenica a Monza è in programma il Gran Premio Lotteria di Formula Aurora. Gara di contorno tecnicamente più importante è l'ottava prova del campionato europeo di Formula 3. Michele Alboreto, marce Alfa Romeo, in ritardo di 10 punti dal leader, il belga Boutsen, è il pilota più atteso tra gli italiani. Alboreto, qual è stato il tuo primo test a coda che hai fatto? L'hai fatto con l'auto dell'azienda o con un'auto da corsa? No, con una macchina normale perché facevo un po' lo scavezzacollo. E qua, che età avevi allora? Avevo 16 anni, il primo test a coda. E i genitori cosa ti avevano detto? Non ti avrebbero più fatto No, guidare? non lo sapevano, non lo sapevano. Era con una macchina di un amico, quindi mi divertivo così, diciamo. Non l'hanno mai saputo? No, non l'ho mai saputo, lo sanno adesso. Ho capito. Senti, e quest'anno non ti pare di aver fatto un inizio un po' troppo bruciante con queste vittorie in Austria e in Francia? Ma a dire la verità mi aspettavo fosse un po' più bruciante a metà stagione di essere già in testa al campionato europeo. Purtroppo ho avuto delle difficoltà con la vettura e quindi mi tocca inseguire Boutsen che è in testa alla classifica. Senti, ma il Boutsen è il tuo avversario diretto oppure tu temi anche altri concorrenti, al di là dei 14 punti che vi dividono nella classifica dell'Europeo? Ma no, diciamo che oltre a Baldi, a Boutsen c'è anche Baldi, Agliot, che è un francese che corre nella stessa squadra di Boutsen, c'è il mio compagno di squadra Corrado Fabi, quindi siamo in tanti a giocarci questo europeo di Formula 3. Senti, e a Monza pensi di correre in casa? Che cos'è che temi di più, la macchina, il pubblico? O la pista. Ma temere non temo nessuno, diciamo che spero di trovare un buon pubblico, una buona macchina, una buona pista. Il salto in Formula 1, quando pensi di farlo? Già il prossimo anno? Ma questo purtroppo non dipende da me, se fosse per me già dal prossimo anno tenterei di correre in Formula 1 perché penso sia l'obiettivo di ogni pilota che inizia a correre nel ramo della velocità. Poi dipende da mille fattori che non dipendono più dal pilota, è una questione di sponsor, di macchina, di tante cose. Comunque se non riuscirò a debuttare in Formula 1 spero di poter continuare in Formula 2.